Buongiorno artisti, oggi parleremo di fave e di come curarle per avere un'ottima produzione. Ma prima, sigla. Eccoci qua. Uno dei problemi principali delle fave, sono una pianta molto rustica, quindi hanno bisogno veramente di pochissime cure e neanche tantissima acqua. Comunque, uno dei primi problemi che si incontrano quando diventano grandi e iniziano a fiorire sono gli afidi, i pidocchi che vediamo qua. Eccoli qui. Sono allevati praticamente dalle formiche, quindi se ci sono i pidocchi, sicuramente ci sono formiche che le mungono, mungono questi insetti e ne facilitano, diciamo, la propagazione. Infatti spostano gli insetti da una pianta all'altra come se fosse un allevamento. Ecco, quando sono di questa dimensione, quindi hanno circa un metro, 1,20 m di altezza, quello che bisogna fare è rimuovere gli apici, perché gli afidi vanno a colpire prevalentemente gli apici. In questo modo la pianta si rafforza alla base e aumenterà la produzione e la dimensione delle fave nel basso. Ok, quindi andiamo a tagliare gli apici in questo modo. Eccoci qui. Guardate quanti ce ne sono di pidocchi, tantissimi. Se durante la vostra operazione però vi trovate con la presenza di questa coccinelle, quindi questi insetti, non dovete assolutamente tagliare gli apici, perché le coccinelle sono dei grandi killer di questi afidi, si nutrono e così possono moltiplicarsi. Quindi questo apice lo lascio per far bacchettare la mia coccinella, che non solo porta fortuna, ma è uno di quegli insetti utili all'orto. Ecco qui un altro apice da tagliare perché è stracolmo di insetti. Eccolo qui. Quindi procedete per tutta la fila che avete seminato, rimuovendo tutti gli apici colpiti e vedrete che le vostre fave saranno belle, rigogliose e produttive. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!